amici di Danza Italia, siamo qui al Teatro Mediterraneo per la sesta edizione del concorso Anima e Corpo, diretto da Marcella De Matteo e Carlo Romano. Come sempre, di consueto, una prestigiosissima giuria con grandissimi nomi nel campo della danza. Ma andiamo a dare un'occhiata ai ragazzi e parliamo un po' con i giurati. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. Anche quest'anno prestigiosissimi nomi al concorso di Anima e Corpo. Abbiamo qui il maestro Karim. Poniamogli qualche domanda. Allora, è la prima volta che sei qui ad Anima e Corpo come giurato? Sì, quest'anno è la prima volta e molto orgoglioso e contento di essere qua e essere stato invitato quest'anno. Bene, l'organizzazione come l'hai trovata? Beh, ottimo, penso che lavorano abbastanza bene, molto impegnati al loro lavoro, quindi penso che non c'è niente da lamentarci. Il concorso può avere solo ottimi risultati così. Benissimo, ultima domanda. Qualche consiglio da dare a questi giovani aspiranti danzatori? Sì, diciamo che questo messaggio è un po' per tutte le generazioni di come ballerini hip hop o contemporaneo, moderno, qualsiasi stile, se che devono continuare a lavorare abbastanza, diciamo, e continuare a sognare ai loro obiettivi e guardare sempre in alto e mai mollare. Sì, c'è mai arrendersi, quindi è sempre sudore, è sempre guadagnato, sempre. Concordo appieno. Allora, grazie per averci dato un po' del tuo tempo. Salutiamo insieme Anima e Corpo? Ciao Anima e Corpo! Ciao. Allora, avete ballato? No, non ancora neanche io. Che genere portate? Io contemporaneo, una variazione. E tu? Variazione di repertorio classico. Siete emozionate? Abbastanza. Sì, abbastanza. Sto facendo una un'intervista doppia. Ragazzi, allora vi lascio, che dovete andare insomma un po' a riscaldarvi ovviamente. Salutiamo tutte quante insieme Anima e Corpo. Ciao Anima e Corpo. Allora, ecco un altro gruppo di ragazzine vivacissime e simpaticissime. Vediamo un po', hanno già ballato? Sì, abbiamo già ballato. Vedo qualcosa dietro le tue spalle, magari hai vinto? Sì, eccola qua. È bravissima sei stata allora. In che sezione, in che genere? A soli, contemporaneo. Brava. E a voi com'è andata? La ripetereste come esperienza? Certo, un miliardo di volte. Concordi? Sì. E tu? Sì. Va bene, allora adesso vi lascio andare, ve lo giuro. Salutiamo tutte quante insieme Anima e Corpo. Ciao Anima e Corpo. Ragazzi, allora avete già ballato? Sì. E com'è andata? Però vedo una coppa, quindi mi sa che la situazione è positiva. Sì, ho vinto il primo posto di una variazione di Paquita. Ah, quindi di classico. Vabbè, immagino sarei contentissima. Sì, molto. E ditemi un po', la ripetereste come esperienza? Sì, la ripeteremo perché è comunque un'esperienza che aiuta a crescere i ragazzi e speriamo che vada bene anche al nostro gruppo. Benissimo, sono proprio d'accordo, non potevi dire meglio. Allora, salutiamo tutte quante insieme Anima e Corpo. Ciao Anima e Corpo! Perfect imperfections, give your all to me. Che sono qui con la giuria, sono riuscita a rubarli per qualche minuto. Come di consueto, iniziamo con qualche domanda, ovviamente con il maestro Paganini. Ovviamente. Allora, l'interrogazione sarà molto semplice. La prima domanda è: le vostre decisioni sono sempre prese in pieno accordo o spesso ci sono divergenze di vedute? No, divergenze di vedute no, perché in realtà poi qui stiamo divergente. Parlando. Io sono un divergente, esatto. Però in realtà siamo professionisti, quindi più o meno cambia di mezzo punto, massimo un punto, però poi alla fine, essendo in democrazia, fanno tutti quelli che dico io. Sono un po' senza parole. L'ovvietà è l'ovvietà, per cui diciamo è chiaro che c'è poi concordo, no? Si trovano abbastanza concorde, perché quando c'è una danzatrice obiettivamente ha delle capacità e non è difficile poi trovare certo, l'evidenza non si può negare. E che cosa ne pensate invece di questo concorso che ha un'importanza, voglio dire, altissima, ha grandi significati, cioè cosa può trasmettere a questi ragazzi? Comunque è sempre
bello di confrontarsi con, scusa, di fare un confronto con altre ragazze e ragazzi anche altre scuole, perché così si cresce, altrimenti è un po' stagnante la cosa, giustamente. In questo senso, secondo me, questi concorsi si fanno bene. È giusto anche con lo spirito giusto, non aggressivo, ma ok, ho imparato una cosa diversa, nuovo, mi fai una riflessione per la prossima volta, se diciamo ho perso questa volta, ma è positivo secondo me, e anche per l'insegnante. E giustamente il giurì è sempre quello che di ottimo qualità e ottimo gusto. Sicuramente crescita per i ragazzi, e ho visto una grandissima affluenza quest'anno di ballerine e ballerini di flamenco. Che ne dici, Angela? Ma meno male, è una disciplina patrimonio dell'UNESCO che ha tutto il diritto di entrare in tutte le accademie di danza, perché si integra perfettamente agli schemi ballettistici. Ed è proprio grazie a questo concorso, scusami se ti interrompo, che è stata inserita appieno. Devo dire grazie a Carlo, a Marcella, che hanno creduto e continuano a credere in questa disciplina. E poi grazie anche ai miei giudici, perché non c'è cosa più interessante di mostrare una disciplina anche a coloro che normalmente sì, la conoscono, ma sono abituati a vedere danza classica contemporanea. Questo dà modo alla disciplina di crescere, di diffondersi, perché ci sono tante scuole che poi possono decidere di inserirla, perché voglio dire, patrimonio dell'umanità, è giusto che sì. Insomma, non dimentichiamo Lago dei Cigni, Schiaccianoci, Don Quixote, il carattere spagnolo non manca mai. Certo, sono tutte discipline che hanno una certa importanza. E proprio riguardo l'organizzazione, invece, quest'anno efficiente come al solito, o hai qualcosa da ridire? No, devo dire, questo concorso è penso uno dei migliori che frequento e che penso frequentiamo come organizzazione, anche a livello di ricambio di pubblico, per cui c'è il pubblico che non si stanca, ci stanchiamo noi moltissimo, però il pubblico si stanca di meno, ed avere un pubblico sempre fresco che non reclama e non fa e non borbotta in sala è una cosa molto utile. Infatti in questo devo dire l'organizzazione di Marcella, sì, Marcella e di Carlo, nel senso come proprio la mente di tutto lo staff e tutti quelli che lavorano dietro funziona, e la serata marcia a grandi ritmi, per fortuna. Sì, concordo appieno. Raffaele, qualcosa da dire? Sì, ma questa cosa che abbiamo detto, che questo è uno dei migliori, non l'abbiamo già detto ieri all'altra intervista, all'altro concorso? Qui è impossibile mantenere la serietà. Dai, adesso vi lascio che avete tanto lavoro da fare. Salutiamo tutti insieme Anima e Corpo? Ciao Anima e Corpo! Ciao Corpo! Ciao! Rubiamo qualche piccolo minuto alle ragazze che devono uscire a breve. Allora, avete già ballato? No. E siete emozionate? Sì, tantissimo. Che dici? Come esperienza la ripeteresti, anche se ovviamente ancora devi danzare? Sì, tante volte. Pensi che possa quindi essere utile ai adolescenti un'esperienza come questa? Sì, mi va del nostro futuro anche. Concordo, ragazzi, allora che dite? Vi lascio andare perché tra poco dovete uscire. Un grande, grande in bocca al lupo. Salutiamo tutte quante insieme, Anima e Corpo. Ciao, ciao Anima e Corpo. You give me all of you. I give you all of me. And you give me all.